Bentrovati, sono Danilo Bortolin, lo chef del ristorante La Beula del Grand Hotel Majestic di Pallanza. Ci troviamo oggi sul terrazzo dell'hotel per presentarvi il piatto riso rane e aglio nero. Gli ingredienti per la ricetta sono riso carnaroli, brodo vegetale, burro aromatizzato allo scalogno, parmigiano, burro fresco e panna acida, delle cosce di rana fresche, farina, aglio nero di Voghera ed erba cipollina. Partiamo subito con la realizzazione del risotto. Quindi andiamo a mettere in un tegamino del burro chiarificato allo scalogno per dargli l'aroma e del riso carnaroli. Iniziamo con la prima fase, molto importante, che è la tostatura del riso. Quindi andiamo a scaldare il riso, ci permetterà di avere un chicco croccante a fine cottura. Iniziamo a sfumare il nostro riso direttamente con del brodo di verdura. A questo punto proseguiamo la cottura per circa 16 minuti bagnando di volta in volta con il brodo. Trascorsi i nostri 16 minuti, il nostro riso è pronto e procediamo con quella che si chiama mantecatura. Lo togliamo dal fuoco, andiamo ad aggiungere un po' di crème fraîche, quindi questa panna con una nota acida che darà un gusto fresco al risotto, pochissimo burro fresco, pochissimo parmigiano. Andiamo ad aggiungere la particolarità che questo aglio fermentato di Voghera DOP, quindi questo aglio che viene lasciato 60 giorni a fermentare all'interno del suo involucro, diventerà nero e avrà delle note molto più dolci, quasi balsamiche, e non avrà il gusto difettoso dell'aglio, quindi non rinverrà. Andiamo ad aggiungere anche un pochettino di erba cipollina fresca e procediamo con la mantecatura. A questo punto lasciamo riposare il nostro risotto ben coperto e noi procediamo con la cottura delle rane. Prendiamo una padellina, quindi andiamo a sciogliere il burro nel nostro tegame, andiamo ad aggiungere un rametto di rosmarino e andiamo a prendere le nostre coscette di rana che abbiamo già pulito dal loro ossicino e infarinare leggermente. Un pochettino di sale e una grattata di pepe nero. Il nostro burro è bello caldo, andiamo a cuocervi le rane. Una cottura velocissima, pochi minuti. Le rane hanno bisogno di abbondante burro per la cottura, poi andremo a togliere quello superfluo. Andiamo a scolarle dal burro in eccesso. Andiamo a controllare il nostro risotto, perfetto, bello cremoso. Andiamo al nostro piatto, in questo caso è una collezione Alessi, e andiamo a mettere il risotto al centro. Lo andiamo a appiattire e lo completiamo con le ranocchie. Terminiamo con qualche erbetta fresca. Il nostro riso aglio nero e rane è pronto.